Si salutano rituale della pallavolo. Si va a cominciare con un minuto di silenzio per la scomparsa di un arbitro di Serie B, signor Ornati. Bene, con un attacco di Dalila, un attacco fuori dalla zona 2. Mani fuori, 2-1. La Dalila. Mani, non capire, mani fuori. Andiamo 4-1. Ancora in battuta il numero 5, la Dalila. Recentemente. Disturbano la difesa Laura Angelica, siamo 4-2. Bola di azione da Belmonte, palla Federica, difendono, ma poi l'iniziativa di Vallese si va sul 5-2, battuta Federica Meda, il nostro centrale, che poi probabilmente lascerà il posto alla Marcia, al libero. Vediamo, non riescono a attaccare. Palla Laura. Attacco dalla rete, la palla finisce nelle vicinanze della rete, ma dalla parte opposta del campo. Sono arrivati i tifosi fuori di testa. Altra battuta per la Fede. Lunga in zona 1, non riescono, con difficoltà contrattaccano, difende bene la Dada, però non passa il tappo dell'Elisa Belmonte che si prende contro la rete. Siamo 6-3. La partita sembra cominciata con la ricezione, si riprovano, difende, il Garbagnato difende ma non riesce a imbastire un contrattacco. Palla la Laura ancora, però il muro riesce a tenere con qualche colpo di fortuna la palla in campo 6-4. E sopra un punto adesso io metto di fare il commento che è proprio sfiga. Abbiamo già fatto proprio a loro. Buona ricezione. Ha sbagliato l'attacco di Elisa. Siamo 6-5, abbiamo già fatto 4, 1, 2, 3 errori, 5 punti, 3 errori, per fortuna comincia a restituire qualcosa, sbagliamo battuta, 7-5.
Elisa, buona battuta, però riceve il libero. Mani fuori dal nostro muro e mantiene l'attacco, 7-6. Ecco che entra Marzia su Elisa. La mancina, taglia la ricezione della Federica, siamo 7 pari. La partita che era cominciata bene comincia a farsi come solito difficile, speriamo che sia solo il famoso effetto primo set. Laura, il muro tocca, il nostro muro tocca, difende il Arbagnate, attacca dalla seconda linea, Laura tiene la palla, gliela restituisce Angelica, il muro tiene, la difesa tiene, vede, un attacco 1-1, ma sono 4 vittorie, però quindi andiamo per 8, gli ospiti passano in testa, stiamo facendo fatica, poi siamo abituati nei primi set, però speravamo che almeno oggi non fosse così. Laura riesce con difficoltà, ma riesce a tenere, niente, non passa l'attacco in pallonetto, più dentro la marcia, vediamo se la Laura stavolta mette giù la palla. 8-8, punto importante, va imbattuta la Laura. Abbiamo due attacchi, Elisa Belmonte e Dalila, con la palleggiatrice in prima linea. Buona battuta, tiene il pallonetto. Teniamo, la partita è stata lunga, giriamo, però Arbagnate difende ancora, teniamo, vediamo se la Dalia stavolta chiude, il muro tocca piazzando la difesa, 9-8, torniamo avanti, partita che ricalca un po' quella dell'andata. Buona battuta, il muro tocca, Marcia tiene, adesso il ultimo tocco di là, fuori, passa fuori dal numero 5, siamo a 10. Buona la battuta della Laura. Fuori, il muro chiudeva bene la diagonale e anche il lungolinea. Buona battuta da Dada, sempre la Laura, adesso non si porta. Pallonetto, Angelica difende il pallonetto ma manda la palla sulla stina, 11-9. Rientra per il Garbagnate la bionda del punto. Eccezione, palla la Dada che riesce in qualche modo a schiacciare, attacco dalla seconda linea, fonda al muro e andiamo a 12-9, ricominciamo a attaccare, cominciamo ad andare, speriamo, via. Ora la battuta della Belmonte, vediamo. Federica dal centro, una palla non molto facile, si infila tra il muro e la rete e non riesce a essere difesa dalla palla rossa. Buona la battuta dell'Elisa, molte difficoltà. Laura, Dalila. E la palla è giù per l'ennesima volta. Il numero 5 sta massacrando la squadra avversaria. Per caso viene o no? Bellissima, un ace in mezzo al campo. Chiede la prima sospensione sul 15-9.
dopo che erano cominciato bene i ragazzi di Carbagnano. Complici anche i nostri errori. Con un parziale di 7-0 la Virtus si è riportata 15-9. Ancora Elisa Belmonte, dopo lei, vediamo. Stavolta ricezione buona, quasi murata. Ecco un attacco dell'Angelica, forzata della Fede. Seconda linea, tiene la Laura. Non riesce a fermare la corsa d'Alila, mi fa invasione. Vabbè. Siamo 15-10. Ricezione della Laura. Attacco della Dalila. Stavolta è fuori. No. Primo errore forse. Va bene. Siamo 15-11. Severisa Belmonte. Angelica tenta il tocco di seconda. Non riesce. Difendono. Ma difendiamo anche noi, palla alla Dalila, palla netto, palla a difendere, ma è costretta un fallo di accompagnata alla numero 18. Siamo 16-11. Siamo tutta Angelica, adesso abbiamo tre attacchi. Difficoltà la ricezione. Comunque riesce a spezzare, il muro tiene. Forse è un po' bassa, comunque Elisa ha avuto l'attacco in rete, siamo 16-12. Entra libero, marcia sulla Laura, sull'ala numero 1. Riceve. Fuori l'attacco della Dalila, continuiamo a sbagliare troppo e ci tiriamo dietro, come al solito. Va bene. Io troppo adesso. Elisa Belmonte in ricezione, alzata della Angelica e pallonetto beffardo della Dalila. Pallavolo spettacolo, era un po' fuori tempo ma ha rimediato alla grande. In difficoltà la ricezione, troppo lunga, però si rifà difendendo. Attaccano però fuori, troppa confusione. Siamo avanti solo di 3, 17-14. Abbiamo tre attacchi. Elisa. E adesso lo troviamo. Fuori tempo, non riesce a attaccare. Difende la Dada. Laura. Non riesce a tenere il numero 18. La palla se ne va toccata. Andiamo 18-14. Ancora qualcosa da registrare, battuta Federica, Neda Federica in battuta. Una volta ricevono. Federica difende ma non riesce a controllare la palla e quindi siamo 18-15. Brutta ricezione ma comunque riusciamo ad attaccare, vediamo adesso se riusciamo a riuscire. Sì, il muro tiene. Attacca l'Elisa ma viene il muro. Attacca il muro tocca ma non tiene. Viene fuori 20. No, 19-15. Elisa è in battuta. Sbaglio. 19-16, ecco esce Elisa sul marzo libero in questo posto. Deve Fede. Non tiene. La palla si infila lungo la rete ed è a terra. 20-16, battuta la Laura, la prima linea contro Sardali e Elisa Belmonte. Buona la battuta. Muro tocca. Dalila. Un po' forzata la slide, ma non importa. Pallonetto. Gracias.
17. Vediamo adesso se riusciamo a allungare. Federica riceve, Dalila in attacco. Il muro tocca, attaccano dalla seconda linea. Chiesto da Eugenio, entra sperando che quello che gli ho detto sia servito, questa parte non ci vuole tanta fantasia. Proprio errore, proprio errore. Dall'altra parte è una nota caratteristica, riceve da Laura, Dalila, la palla giù, siamo 21, buono questo attacco, molto buono. La tutta di Isabel Monte. Prima il suo turno di battuta ce l'ha servito per scavare un bel break, vediamo, prendiamo 25. Marcia tiene bene. Federica attacca, viene difesa il suo attacco, con la palla, come avete visto, aiutato da un tocco di in avanti, palla prende lo stesso di sé. Sto spiegando cosa succede, comunque buona questa, buonissima, la palla è scesa, proprio caduta, è arrivata fino a metà campo e giù, quando hai fatto questo giù. Ecco Fede, il secondo tempo, allenatore del Garbagnati, siamo 23-18, riprende, si ritorna in campo, sempre in battuta Elisa Belmonte, siamo a meno 2 dalla vittoria nel primo set. La palla non è un ace, vediamo, Dali la tiene e va con stavolta l'attacco è completamente fuori, bella difesa e però palla fuori, va bene, 23-19, forza, vediamo, Laura riceve, la Dalila, il muro non tiene, sfonda il muro e si va alla prima palla per il set. Rientra l'Elisa, esce il libero Marzia, abbiamo tre attacchi, Dalila, Federica e Elisa. Tiene il muro, ed ecco l'Elisa. Il 25-19, e vai col primo, col secondo set. Vediamo se è un po' più... Buona la battuta. Leggermente staccato da rete, ma di Federica la palla si è infilata tra lei e la rete. Cominciamo a prendere misura a muro, abbiamo fatto pochi, però abbiamo toccato moltissime palle. Bella, ricezione difficoltosa, ma bella la statua evangelica che non commette fallo e senza muro Dali la mette giù la palla. Andiamo, va in battuta proprio lei, dopo aver chiuso il muro. Contro l'uno pari. Si incespicano nella ricezione da 12 alla 6. Una palla tutta terra per un ace. Ribatte sempre lì giustamente. Una volta il muro c'è, però riescono a rigiocare la palla. È bello alto, passa, siamo 3-1, fino al turno di battuta da Dalila, stessa battuta, un ace in contrattacco, una volta la ricezione buona, difende però la Dalila, non riusciamo però a ricostruire, hanno partito, Federica non tiene completamente il muro, appoggio le mani per rimettere storto, prende le misure a Federica, si avvicinano 3-2, ha battuto la loro centrale nel 18. Sì, la Belmonte, palla alla Laura,
riesce a difendere per una partita 18, vediamo. Laura fa un appoggio. Stavolta la sede tiene bene con l'ora, ma Elisa non riesce a recuperare, sono tre pari. Con la Fede, Federica Neda numero 9, vediamo che funge come la solita fare, no, il libro riceve bene però un po' lontano da rete, tocca al muro, palla alla Laura, in zona 5, siamo a 5-3, zona 5 con i punti. Ha imbattuto la Fede, vediamo se Fede, vai Fede, pungi, pungi Fede, no, pungi che abbastanza, non riescono a attaccare. Fortunata la Elisa, tutti aspettavamo l'attacco dell'Elisa Basilico, invece Angelica schiaffa tutti, passando al centro. Continua il turno di battuta della Fede, sempre molto lontane da reti di ricezione e ancora non riescono a attaccare. Martella l'Elisa, non riesce a chiudere. Martella la Dario, la Laura, ma non riesce a chiudere. Valoroso l'alzata della loro numero 4, la presatrice. Comunque fischia la doppia mentre la palla andava comunque attaccata male, attaccata la rete e non passava. La volta termina il turno con un errore in battuta la Fede, siamo 7-4, siamo su 7-4, posizione buona della Dalila, fatto al centro, pallonetto bellissimo, Cottardo dell'Elisa che legge le posizioni degli avversari. E l'allenatore chiama il primo tempo. 8-4 per noi, battuta l'Elisa Basilico. Chiedono la formazione ai ragazzi del Bagnato. Riprende. Buona la battuta dell'Elisa sulla linea, il libero decide di non rinfiare, decide che è dentro, ma forse era fuori, comunque ace. Altra volta, è fuori, lungo. Si va a cambio, palla su 9-4, esce Elisa Basilico, entra Marcia. Mancina numero 7, Marcia riceve un po', fanno fatica, ma Laura si inventa un pallonetto che però non riesce. Due volte il muro, non chiudiamo ma teniamo. Fortunate, la palla scivola, Elisa non riesce a recuperare, scivola su di lei, siamo 9-6, Federica riceve un po' passivamente, una volta buona l'attacco del loro centro, del loro numero 5, siamo 9-7, stiamo facendo un po' fatica di pressione. Finalmente un attacco e la palla, fanno fatica ma riescono a tenerla, una volta però non c'è niente da fare, e il nostro miglior pregio, l'attacco, ma quando sbagliamo ragazzi, ci chiediamo io da chiunque, comunque adesso va in battuta Laura, prima linea composta da Dalila, muro, però non va giù, riesco in qualche modo a tenere. Allora Angelica. E vai! Buona serie nell'angolino, bella la difesa dell'Angelica. Buona l'alzata in bagger dell'Elisa. Continua il turno di battuta della Laura.
vediamo se il muro stavolta tiene, sì, bel muro, non chiudiamo ma tiene sempre. Sacco della Gerica, non va giù ma quasi. Prova nella seconda linea, difende la Laura. Adala stavolta attacca fuori, siamo 11-9. Diventa la centrale 18, rombattuta numero 5, fatto centrale. La scritta sotto, riceve la Marzia, palla ancora la Dalila. La Dalila profitta di una difesa lunga del numero 12 e chiude. Ed ecco ora va in battuta l'Elisa Belmonte. Vediamo se soffrono anche a campo invertito. Stavolta ricevono, bella la difesa della Dalila che poi va ad attaccare, bella la Laura, la Meda, riescono a difendere, tiene il muro, Angelica, difendono ancora, non vogliono fargli fare il punto all'Angelica. L'attacco di prima intenzione della 18, andiamo a 13, questo toccherebbe a lei, no? No, però fanno molta fatica, infatti è un mezzo lei, soffrono il turno di battuta, speriamo che continuino, oh, bel passaggio in mezzo, pari, Eugenio è calmo, direi di sì. Sempre bella la battuta. A volte il muro, alto giù. Muro contro muro. Due muri, ma la terza volta il muro non riesce a fermare, tocca e basta. Si cambia palla, 14-10, sempre in vantaggio, no, Virtus. Non verrebbe lunga, la Laura dice, interviene lo stesso, la Dalila. Pallonetto stavolta viene fermato, palla sulla riga, direi di sì, 14-11, giocando una buona partita Garbagnato. D'altra parte con noi tutti si danno, quando non avere niente da perdere, si danno l'anima, giocano tutti al massimo, per cui facciamo sempre delle belle partite. Per mettere un giro qua la numero 6, numero 6. Aspetta un tentativo di servizio che non è più previsto dal regolamento. L'arbitro ha fischiato, le ha buttato la palla in aria, l'ha lasciata cadere, forse gli ha passato il fallo. Finalmente il primo muro, è stata un po' non proprio bellissima. Va in battuta l'Angelica, siamo 16-11. Per prendere il largo nel secondo set, speriamo. È lunga? No, scende, scende a palla bella, queste sono le famose flottanti che flottano e cadono giù. Altro mezzo ace, altro tempo chiesto da Garbagnate sul 18-11 per la Virtus. Garbagnate ha già esaurito i tempi tecnici di soppressione. Adesso vediamo se Angelica riesce a fare il terzo ace consecutivo, ne ha fatti due, no, stavolta no, anche se sono andata vicina, fanno un pallonettaccio, riusciamo a tenere anche se un po' di casino, però vabbè, vediamo se muriamo, no, sì, tiene, bellissimo, Laura riesce a tenere la palla dentro il fallo, Angelica rinvia di qua, vediamo, tiene la Laura, la Dalila, no, difendono, andiamo, attaccano adesso, sì, il muro tocca, Federica per Elisa, che sfonda il muro, 19-11, azione lunga, con un po' di confusione all'inizio, ma alla fine è chiusa benissimo con un attacco, anche se non ha tirato il suo braccio, ed ecco allora, Angelica al quinto turno di battuta, il muro tiene, palla dietro l'Elisa,
Mura l'Elisa e Paolo palla giù. Secondo muro, siamo 20. Sembra che ce ne stiamo andando in questo set. Vediamo. Se Vengeri che fa il terzo ace della sua serie di battute, sarebbe bello. No, hanno salvato una palla che gli giù, vediamo. Altro pallonetto per Fardo dal centro. Stavolta la Federica che approfitta del vuoto costante in quella zona. Non riescono a difendere le ragazze di Garbagnate. 21. Questa deve essere la settima, l'ottava battuta dell'Angelica. Elisa Belmonte tiene la palla. La Dalina, pallonetto, no. Una volta di qua riescono a venire di là mica tanto. Muro. E la palla va giù un'altra volta. Moriamo ormai, siamo lanciati. 22-11. Sembriamo prendere il largo, comincia i cambi, Eugenio, esce la Dalila ed entra la Nicoletta, il tipico cambio da partita. Nico che ha già chiuso un bel po' di partite quest'anno, i 25esimi punti sono sempre suoi, vediamo se oggi riconferma. Muro tocca, Laura tiene, Elisa non riesce a esprimere la potenza del braccio, però vediamo se mura. Mezzo campo nonostante il tuffo di Nico e di Fede, si smuove il punteggio del Garbagnate che sale a 12. Battuta numero 4, riceve la Laura, palla alla Elisa. Chiude dopo che il Garbagnate ha difeso e senza riuscire a ricostruire. Siamo a 23, due punti dal secondo set. In battuta la Nico. Buona flottante ed è un ace, 24. La Nico mette il suo solito punto nel carnet di questo campionato. Vediamo se chiude come fa di solito. No, questa volta no. Muro, muro. Muro tocca la cavalca, il tocco scavalca l'Angelica piazzata in zona 1 e mezzo, quasi 2. La 1, 2, la 3, la 4, la 5, la 6, in mezzo a 3. Tutta l'ora centrale, vediamo se ci regala il punto. No, riceve bene la Nico, palla la Laura, palla... No, il muro tiene, difende, non riesce a passare, contrattacca Garbagnate in zona centrale. Pensiamo di poterlo quasi dire. Cambiamo postazione sul pubblico, eccola giù, ma c'è del pubblico qui, c'è del pubblico, ecco, questo è parte del pubblico. Questa qui è la colpitrice di testa, si preparano, preparano i preparativi per prepararsi. L'altra parte del pubblico, dov'è il cane? E c'è il solito cane nel pubblico, pubblico di cani, cani e Peter laggiù. Vediamo dopo chi c'è in campo, le squadre, eccole qui. Perché non c'è più il colore? Un set che speriamo si concluda con gli esiti sperati. Anche perché là non credo che... Cominciamo la grande, tiene il muro e poi la Dalila interferisce. Va in battuta, Angelica in battuta, altro ace, cominciamo dove abbiamo finito. Altro ace, sono come il cameraman, non sono neanche riuscito a vedere l'ace. Per seguire la palla sono andato tardi, ma roba. Adesso prepariamoci, mica che ne faccia male. Tre consecutivi. Quello che non gli era riuscito nel set precedente gli è riuscito in questo. Tre ace consecutivi. Vai Angelica, vediamo se ti capita il quarto. Qui sembrano andate leggermente in palla le ragazze del Garbagnate.
speriamo che si riprendano. Hola, ricezione. Muro tocca. E va l'attacco Isa. Ancora in battuta l'Angelica. Tocca al muro, viene la Dalila, la palla rimbalza addosso a Angelica che non riesce a ricostruire. Siamo 6-1, inizio abbastanza battente, a quelle di battute infatti. Riceve Lisa, fatta dal centro da Fede, che ha una fortuna leggera, praticamente una leggera fortuna. O in alternativa, bel culo, via. Si era in battuta, battuta adesso la Dalila. Riprendono gli Yei. Sembra leggermente come grado di non sembra in grado di reagire questo momento il Garbagnato. Siamo 2-0, possiamo dirlo adesso. 3-0. Difende l'Angelica, tiene l'Elisa Belmonte, la Dalila butta di là e il muro tiene. Federico sbaglia un rigore, non importa, non importa, dopo la meniamo, va bene così. Allora andiamo sull'8-2, c'è un cambio nello stile del Garbagnato, entra la 18, entra la numero 9 che va in battuta. Deve la Dalila, palla dietro l'Elisa e la palla è giù. Siamo 9-2, entra la Nanà, cambio, entra la numero 9, entra la numero 9, Federica Mida, entra la nostra capitana Nadia, la sorella per tutti, speriamo che sia un ace. Eravamo abituati troppo bene. Il muro non tiene. La Laura non chiude il rigore, riescono a difendere i Garbagnate. Laura difende ancora i Garbagnate. Ma il muro si riescono a ricostruire ancora. Azione lunga. E l'Elisa resta carica la sua potenza finalmente dopo 3-6. Una sberla e vai, vogliamo 10. Finalmente un missile a salute come quelli di Appiano Gentile. Un ace, no? Perché non ci fate fare l'ace alla Nadia? Va. Muro giù! Si scatena la nostra Eli. Finalmente la Nadia ancora in battuta e un ace anche per lei, bene per tutti, di tutto di più, siamo a 12-2, partita segnata, Nadia battuta. Bellissimo così. Laura e vai anche la Laura a punti. Secondo cambio, entra Alessia per Elisa, cambio solito, naturale. Entra Alessia, la battuta Alessia, tutti in campo. Peccato che non c'era la Valentina, vediamo se fa un ace anche lei. No, quasi. E invasione, invasione, vabbè, Angelica nell'esagerazione tocca la rete, si becca un'invasione, va bene, via,
13 a 4. Riceve la rete il nastro, aiuta la battuta. Ecco l'Angelica che si rifà. No, non si è rifatta, va bene. 13 a 5, cambiamo sta palla ragazze, vediamo un po'. Sì, ok. Nadia valuta fuori una palla che è andata molto dentro comunque. Forza raga. Robert Bagnati si è un po' ripreso, Alessia riceve. Laura. Bella l'attacco della Laura. Laura difende, Mura si rialza, attacca. E lì stavolta non c'è niente da fare. Il muro dell'Angelica e dell'Elisa Belmonte. Mette giù il 14° punto, va in battuta la Laura. Quasi mezzo esso, non riescono a costruire. Palla di qua. La famosa 4, difende però Carbagnate. Si infastidiscono i due, non riescono ad attaccare. Alessia e Laura. No, Dalila. Tocca il muro ma non trattene la difesa. E qui le nostre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il muro tocca tutto, benissimo. Ah, una volta toccato e basta, vabbè, non importa. 15 a 7. Andiamo al cambio, rientra... Ah no, no, non rientra niente. Cambia al numero 6, rientra al numero 3. Piace, ma l'arbitro impedisce il cambio perché la ragazza non era pronta, famosa richiesta impropria, deve aspettare la nuova azione. Eccezione della Nadia, palla alla Dada e la palla è giù per l'ennesima volta, incontenibile oggi dal posto 4 la Dada. Oggi ci si diverte, vediamo che battuta Elisa, hanno sempre sofferto i set precedenti, vediamo se soffrono ancora. Vediamo adesso. Muro uno ma non approfittano. La palla è fuori, siamo 17 a 7 ed ecco ora entra la Marzia. Un bel primo piano anche per lei. Solito muro e non riescono a tenere. Tempo, approfittiamo per scarrellare. Piano piano, ecco qua che riacquista. Carrellata, eccoli. Cane dorme, il Zozzer è concentrato nella sua trattenuta di tromba. Vediamo il nostro gruppetto qui, eccoli qui, belli impantanati lì, che attendono di entrare in campo. Mancano 7 punti alla vittoria matematica del campionato. Hanno paura del nostro muro. Nadia non chiude, vediamo il contrattacco delle Carbagnate. Pallonetto difeso. E la Dalila difende Carbagnate. Attacco dalla seconda linea. La Marzia non si fa cogliere in preparata. La Dalila fischia con una dannata. Scusate le ragazze, perché loro non c'entrano. Marzia trattiene. Vediamo. Giura, difendono, difendono. Dai raga. Forza. Vai Nana. È tua, non chiude Nadia, contrattacco, un pallonetto che l'Alessia giudica correttamente fuori, e siamo 20 a 7, va in battuta l'Elisa per l'ennesima volta. La partita che ha bagnato, attacca nel nostro libero,
seconda linea, piccolo, fuori, nettamente fuori questo attacco. Carrelliamo sulle nostre future giocatrici qui, gruppo. Ecco qui il gruppo di giocatrici con ammiratori, torniamo in campo. Marzia, dali la mano fuori. Ed ecco che esce la Dada e entra Nico, cambio solito. Capitano in campo numero 8. Ecco la Nico che va per chiudere il set e pagare la solita torta. Prima ci è mancato poco, ha fatto un extra 24, ma stavolta chiuderà 25. Angelica che farà 3 ace per permettere alla Nico di pagare la torta. Porco giura. Ce l'hanno su con noi, non vogliono farci mangiare la torta della Nico, vabbè, fa niente. Vabbè dai, va, la paga lo stesso se fa il 22esimo, dai. 4 punti alla vittoria matematica. Marzia, Alessia e vai! E mo a punti ci siamo andati tutti tranne la Marzia. Curva sud-est, cagato. E va a casa, figlioli miei, cosa vedo? La Nico? Il muro non tiene questa volta. 22 a 10, meno 3. Oh, 3 punti della vittoria matematica nel campionato, eh? 3 a 0 c'è la matematica, 6 partite. La Nico subisce un punto. Vabbè, va. Pagherà la torta per questo. Baci Caruto, la canna baci Caruto, baci Caruto, la canna baci. Fuori la battuta e Garbagnate, siamo a meno 2. 2 punti, ancora 2 punti. Nanà. Nadia distende una palla probabilmente fuori, ma tant'è, ormai stiamo solo aspettando. Avviciniamo per riprendere il... riceve la Nadia fuori. 23 a 13, meno 2, siamo sempre meno 2. Siamo in un momento di relax. Forza raga, se Bagnate riesce in questa maniera a recuperare qualche punto. Siamo a un punto dalla... mancato poco che l'Alessia pagasse la torta. Vito. Hanno provato la combinazione, è andata male. Serie C. Ah!
per tutti oggi, andiamo raga! Ringraziamento allo sponsor raga! Bene per tutti, bellissimo! Siamo in Serie C! Ecco parte del pubblico! Vogliamo il tuffo! No! Ed ecco che cercano di annegare la radia. Sappiamo tutti cosa sta per succedere. Vogliono annegarla. L'hanno persa. Volevano annegarla, l'hanno ammazzata, vabbè. Risparmiamo la doccia, non andiamo in doccia, raga. Vogliono annegarla sotto la doccia. Come è successo? Serie siamo solo noi. Ed ecco le famose giocatrici madri. Anna, ti hanno lavato? È un pochino. No, li tenevo per la testa, quindi mi hanno lasciato andare. Ah, ti ha fatto, è trattato come la Barbara 6 anni fa. Aveva... sul pubblico pensionato in campo a giocare, ed ecco le leve del futuro, ecco le guide verde. Avete provato quello che avete provato? Vai, oh, dov'è il champagne? Non c'è il champagne? Vediamolo, ah, vediamolo, cosa c'è? Eccole qui, una a una. Allora, Dalila, Ala, Federica, Federica, centrale. Centrale, Elisa Belmonte centrale, Alessia, trafogatevi, Ala, opposta, Laura, Ala, Nico, Ala, Marcia, libero, chi è questa? Elisa, Basilico, chi manca, chi manca? Angelica manca, eccola qui, palleggiatrice, poi chi manca? Libertà
allenatore, nostro presidente, forse l'abbiamo già presentato. Questo sono io, se si mi vede. Mi sono ripreso, qui è custode, Gianni Romeo, Tutti, Lello, no, repertista. Poi bisognerà festeggia la promozione in Serie C. Prende il Cairoli che va in giro, un anonimo. Poi là, come va Luca? Che bello, è andato bene. Complimenti, complimenti ragazzi. No, 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 perché se come va via? Adesso va. Cominciamo di nuovo di là, dai. Oh, bisogno, guarda. Riprendici. Riprendimi con la marcia, riprendimi con la marcia. Laura, riprendimi con la Laura, Riprendimi con la Fede. Ma già ripreso, con mia figlia, guardala, poi con Angelica la ripreso, prendi con Angelica, bravo, bravo, no, mi manca due, mi manca le due risa, riprendetemi con le due risa, risa 1, risa 2, la vendetta, canapiera. Scivolini, buonasera, mi riprenda assieme a loro, mi riprenda, con le persone, oh grazie, grazie operatore, anche con lei, grazie operatore, grazie. Hola. Che bella però questa partita tra alcolisti e non.